In Italia c'è una rete di centri medici che ha nata con l'obiettivo di monitorare i livelli intraepatici del fegato, e il sovraccarico di fegato, come è abbastanza noto, è una delle complicanze più gravi della talassemia, ma anche di alcune patologie di tipo ematologico. E noi ne parliamo con chi questa rete l'ha pensata, l'ha voluta e l'ha realizzata, che è il professor Aurelio Maggio, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia presso l'azienda ospedaliera Cervello di Palermo. Allora, che cos'è questa rete, professore? Che cos'è l'ICNET? Abbiamo pensato di costituire l'ICNET 2 anni fa sulla scorta del fatto che la determinazione del ferro intraepatico rimane oggi l'indice prognostico maggiore per poter determinare sia la gravità e la severità dell'accumulo di ferro corporeo, sia per poter monitorare la terapia chelante. Abbiamo chiamato questa rete l'ICNET perché l'ICNET, LIC significa Liver Ion Concentration, concentrazione di ferro intraepatico, NET significa network, significa rete, e cambiando il nome concentration con cutino abbiamo voluto indicare che la rete è supportata dall'Associazione per la Ricerca Piera Cutino, che qui vorrei ringraziare. Cosa consiste l'ICNET? L'ICNET consiste di 12 centri di radiologia, i quali hanno implementato questa metodica che è centralizzata. La lettura delle immagini avviene in Australia, a Perth, e collaborano con questi 12 centri di radiologia di tutta Italia, che qui ringrazio, un'80 di centri di talassemia che inviano i pazienti per la determinazione. Ad oggi sono state effettuate 400 determinazioni, e sono state cambiate quindi le terapie chelante in accordo alla determinazione della severità dell'accumulo di ferro epatico. Professore, perché si è sentito il bisogno di creare questa rete? Perché l'ha pensata e poi appunto l'ha realizzata? Qual era il problema che volevate affrontare e risolvere? Allora, il problema che volevamo risolvere è che attualmente l'unica procedura, come si dice in inglese, gold standard, cioè affidabile per andare a misurare il ferro corporeo, è la determinazione a livello epatico, che è impossibile e non proponibile effettuare la determinazione mediante biopsia, e che se ne sentiva l'esigenza in quanto altri tipi di determinazione come il T2 star non sono altrettanto sensibili e specifici per la determinazione del ferro intraepatico. E qual è l'esame esattamente che viene utilizzato dai centri afferenti alla rete? L'esame si chiama R2, R sta per relaxation, cioè misura il rilassamento degli elettroni dopo lo stimolo, diciamo, del campo magnetico, e dà una correlazione con il ferro intraepatico misurato mediante biopsia del 96%, quindi è una procedura attendibile, forse più attendibile della stessa biopsia. Quindi, se ho capito bene, i centri fanno l'esame, appunto sofisticato, che lei ci ha spiegato, poi questo esame viene mandato in Australia dove viene effettuata la refertazione. Sì. Perché ricorrere all'Australia? Non potevamo farcela da noi da soli in casa? Tutto è possibile farlo in casa, poi va validato e va capito se è affidabile o meno. I colleghi australiani hanno hanno messo a punto questa procedura, che consiste nel catturare delle immagini alla risonanza effettuata nel fegato e andare a trasformare queste immagini in concentrazione di ferro intraepatico. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che centralizzare la procedura significa avere garanzie di affidabilità e di ripetibilità. Considerate che 86 nazioni al mondo si riferiscono a questo centro per la determinazione del ferro intraepatico, quindi la centralizzazione abbassa gli errori possibili, perché se ognuno di noi ce lo fa a casa la variazione della determinazione è molto più alta. E c'è anche un risparmio economico in questo sistema?
Il risparmio economico consiste nel riuscire a ridurre il numero delle complicanze, considerando che puoi predire così con esattezza il quantitativo di ferro e quindi cambiare il trattamento chelante. Il costo della singola procedura non è elevato perché si tratta di 200 euro, che è la stessa tariffa che il Servizio Sanitario Nazionale paga per una singola risonanza magnetica epatica. Senta professore, il futuro di LICNET quale sarà? Ma il futuro di LICNET sarà quello di intanto comprendere meglio qual è la dinamica dell'accumulo di ferro epatico e la relazione tra ferro epatico e ferro cardiaco. Vedere di associare attraverso un'ulteriore implementazione anche una correlazione con complicanze di ordine endocrinologico, ad esempio, e anche aggiungere la determinazione del ferro mediante T2 star del setto. Insomma, c'è ancora un po' da fare. Sì, c'è assolutamente ancora molto da fare.